continuato sulle canne fino ai 16 e dove ho iniziato a tirare cocaina. Poi poco più là a assumere droghe sintetiche, per lo più MDMA, fino a 18 anni in cui ho conosciuto, tra virgolette, l'eroina. Alex, nome di fantasia, ha conosciuto la droga a 13 anni. A 19 è già in una comunità protetta. Ha avuto un percorso difficile, anche di spaccio, ma secondo i suoi educatori è sulla via della guarigione. C'è stato un momento in cui ti sei proprio spaventato, hai capito che non avevi più il controllo della situazione? Sì, beh, perché il problema non parlo per me, penso sempre nella convinzione che smetto quando voglio, faccio come voglio, decido io quando e come, poi ti rendi conto che non è così. Siamo nella comunità Arcobaleno di Capodarco, affermo. Qui vivono insieme agli educatori 14 ragazzi, tutti giovanissimi, tutti con un passato di dipendenze da alcol e droga. Possono ancora farcela. La giovane età permette loro di avere un corpo ancora forte per disintossicarsi e una mente abbastanza elastica per capire perché sono finiti nel tunnel. Ad aiutarli un team di esperti e psicologi. La comunità di Capodarco è la prima in Italia ad utilizzare il metodo MDR, che utilizza la sollecitazione dei movimenti oculari, paragonabili a quelli che si verificano spontaneamente durante il sonno REM, per elaborare un trauma psicologico. Come sappiamo oramai dalla bibliografia, dalla ricerca, moltissimi studi, tra cui l'ACE e tantissimi altri, danno una correlazione molto alta tra eventi psicotraumatici nell'infanzia e poi lo sviluppo di psicopatologie o in particolare di dipendenze da alcol o da sostanze. Questo ragazzo oggi rielabora una terribile esperienza, l'aggressione subita con il fratello da parte di un gruppo di stranieri. Non sono stato capace di difendere mio fratello, comunque di... io sono impotente. E pensando a quell'immagine, alle parole io sono impotente, che è la cognizione negativa, no? Qual è l'emozione che senti in questo momento? Rabbia. Lo Dove lo senti nel corpo? sento proprio qua, sullo Stomaco. stomaco. E proprio le emozioni negative che entrano nel corpo come veleno sono il centro delle attività della comunità di recupero, dalle sedute collettive dove si racconta di se stessi 2 volte al giorno alla ginnastica di rilassamento sul tatami. Fondamentali le attività fuori la comunità. La cosa particolare di questa comunità è che in realtà i ragazzi non vengono isolati, ma vengono reimmessi nel tessuto fin da subito. Oggi, per come è il mondo delle dipendenze, per come è la nostra società, è impensabile riuscire a chiudere un ragazzo di 18, 19, ma anche 25 anni in una struttura che sia una bolla di sapone. Ragazzi, quando arrivano qua, sono per istituzione, probabilmente anche culturale di intervento in Italia, identificati unicamente come tossici. In realtà, l'essere tossico è una sola, una delle varie identità che una persona ha, magari è anche appassionato di cinema piuttosto che di fotografia. Andare a riscoprire delle altre parti di sé diventa fondamentale. Nella comunità di Capodarco sono passati dagli anni 70 1.500 giovani, la maggior parte si è salvata. C'è un luogo comune sulla droga, sui drogati, che in questi anni l'ha fatto un po' arrabbiare? Luogo comune è quello di disprezzarli, perché le persone non riescono a vedere dopo la comunità che tipo di ragazzi sono. Sono come tutti, sono figli nostri, sono nipoti nostri, quindi occorre avere la capacità di leggere al di là di quello che appare, e questo nell'opinione pubblica è difficile.